Ben ritrovati su Radio Messaggio Cristiano, ben ritrovati sul nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook, dove insieme, come ogni martedì e venerdì sera, seguiremo adesso un culto. Pace dunque, buon ascolto e buona visione. Alleluia, benedetto il tuo santissimo nome, Signore. Alleluia, alleluia, ti vogliamo lodare. Signore, ti vogliamo lodare sempre con noi. Signore, il cuore, veramente col cuore, Signore, con sentimenti o parole che siano, ma che sgorgano dalle profondità dell'anima, gloria al tuo nome. Sì, oh Signore, dacci sempre nuovi sentimenti, non nuove parole, ma nuovi sentimenti, alleluia, che ti possiamo amare come tu ci ami, affinché ti possiamo comprendere come tu ci comprendi. Alleluia, gloria al tuo nome. Così accetta questo sacrificio di lode che ti offriamo ancora questa sera, sia a te Padre che a Gesù, benedetti in eterno. Amen. Alleluia, amen, amen, amen. Benedetto sia Gesù il Signore, che dal cielo, dice questo cantico, che dal cielo il Padre mandò a noi, e per Lui solo abbiamo di Dio l'amore. Alleluia. E per Lui solo in Dio l'eternità, cioè perché il Padre, vedete, avendo progettato tutto, alleluia, quindi per mezzo, così come mi ha fatto dire tante volte, come il Padre ha creato ogni cosa per mezzo di Gesù, così sempre per mezzo di Gesù ci ha nuovamente ricondotti a Lui, perché l'uomo volutamente, alleluia, c'è un detto, chi troppo vuole non lo ottiene, è vero? Chi troppo vuole non lo ottiene. E così Adamo ed Eva volevano troppo, volevano essere simili a Dio pure loro. Amen, gloria a Dio. Guardate che
L'avversario li ha fatti peccare nella medesima maniera che ha peccato lui, perché l'avversario, il diavolo, voleva essere simile a Dio. Amen, gloria a Dio. Anzi, vedete, sicuramente l'avversario voleva essere simile a Dio Padre, neanche simile a Gesù, no? Ma perché è sempre sbagliatissimo, perché anche se l'avversario avesse voluto essere come Gesù, come il figlio, questo non poteva permetterlo il padre, perché sempre è indice di grandezza, di un orgoglimento, perché insomma, perché poi tutto sommato, diciamo, per come sappiamo, l'avversario è stato anche lui creato per mezzo di Gesù, come tutti gli altri angeli. Quindi tutto l'esercito celeste è stato creato sempre per mezzo di Gesù. Allora, che come il Signore mi ha fatto spiegare, se vi ricordate, se qualcuno non era presente, dice: perché per mezzo di Gesù? Perché vedete, Gesù è come se fosse la materia prima di tutta la creazione. Quindi senza la materia prima non si possono fare tutte le altre cose. È giusto? Per dire, no, la farina, no? Così avvicino da tutti, no? La farina è la materia prima, è una materia prima che viene da un grano. Insomma, è giusto? Se non ci fosse la farina, che farei voi, cose femminili, sennate, donne da casa, addette sempre ai lavori domestici? Non potevo fare niente. Biscotta, niente. Pani, niente. No? Alleluia. Tante cose. Quindi la farina è una materia prima. Questo vuol dire materia prima. È quella materia, quel prodotto per mezzo del quale si fanno poi tutte le altre cose. Questa è la materia, è una materia prima. Come per esempio il ferro è una materia prima. No? Perché dal ferro si fanno tante cose, tutto ciò che è la parte ferrosa. Amen? Quindi sono delle materie prime. Ora, detto questo, per far capire, ora vedete, siccome il Padre, ora queste materie prime, da dove vengono? Dove vengono? Si sta avvicinando l'anno scolastico e io vi sboccio a tutti. Così dicevamo quando ero piccolino, dicevamo, per esempio, vi sboccio. Perché infatti apposta mia mamma mi mandava all'esilio per non mi fare sbocciare. Perché infatti, guardate, vedete, no, dicevamo, non dicevamo l'asilo, l'esilio. Bella cosa, la mamma mandava all'esilio. Alleluia. E allora, praticamente, come ho detto, ritornando, ecco, alla materia prima. Da dove viene questa materia prima? Da dove vengono queste materie prime? Ah? Dalla profondità della vita. Benedetto a me, frate, che ne sape che sei tutti, vero? Amen. Non mi dite, a tutti che sei ignorante, amanti, bene. Fece buono, faceste buono, fratello. Ma, tu promosso. Si sa una lingua quando non c'era i mariti, soprattutto i film. I mascoli quando non c'era i mugieri. Va bene? Oh, sugghitevi! Alleluia! E allora, la materia prima, le materie prime vengono dalla terra. Perché, per esempio, ci sono le miniere. Da dove vengono estratte, dove viene estratto il ferro, il rame, il bronzo, no?
Il bronzo non viene estratto, perché il bronzo è una composizione. È vero, fratello? Ma disse sì, promosso pure io. E allora, quindi le materie, per esempio, allora, seguitemi attentamente, quindi è la terra che ci fornisce queste materie prime, la materia prima di ogni cosa. Allora, se non ci fosse la terra, non ci sarebbero le materie prime, è vero o no? Se non ci fossero le materie prime, non ci sarebbero tutte le altre cose che noi abbiamo, è vero? Allora, facciamo una cosa, per rendere la cosa più, più comprensibile sempre, piccerete. Chi produce la materia prima è di quindi la terra. Allora, noi possiamo paragonare alla terra il Dio, che fornisce la materia prima. La materia prima è Gesù. Quindi la terra fa creare tutte le cose per mezzo della materia prima che lei fornisce. Ci siamo? Ho scherzato, ma nello scherzo lo dice la verità. A me? L'avete, sono riuscito a farmi capire. Vedete? Così. Quindi ecco perché tutte le cose sono state fatte per mezzo di Gesù. Quindi l'uomo fa tutte le cose per mezzo della terra che ci dà la materia prima. Amen, gloria a Dio. Tutto qui. Alleluia. Quindi benedetto sia Gesù il Signore, che dal cielo il Padre ha mandato per noi. Alleluia. Perché appunto noi eravamo scaduti dalla grazia di Dio e di Gesù che ci aveva creati. Quindi l'uomo, vedete, quando ho detto chi troppo vuole nulla ottiene, perché l'uomo voleva essere uguale a Dio e volendo essere uguale a Dio ha perduto anche quello che aveva, grazie all'amore di Dio Padre, allora che per mezzo di Gesù ci ha nuovamente ricondotti al Padre. Altrimenti, fratelli, noi questa sera non potevamo essere qui se non ci fosse stato l'intervento di Gesù, che ci ha lavati, purificati da tutti i nostri peccati. Amen. Alleluia. Vogliamo cantare un altro cantico? Alleluia, amen. Cantiamo un altro. All'ode del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Andiamo a leggere nella prima epistola di Pietro, capitolo 3. Similmente voi mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, affinché anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli d'oro o indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti, come Sara, che ubbidiva ad Abramo, chiamandolo Signore. Di essa voi siete divenute figlie, se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcuno spavento. Similmente, voi mariti, vivete con le vostre mogli, con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché esse sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Alleluia. Amen. Alleluia. Eppure, da quanto tempo questa lettera, questa epistola di Pietro è stata scritta e i credenti hanno potuto avere la possibilità di salvare il proprio matrimonio. Quindi tanto mariti che mogli. Amen. Però vedete, ecco, come ai tempi dei sacerdoti, degli scribi, dei farisei, la parola c'era scritta. Però il popolo del Signore non lo osservava. Alleluia. E quando il Signore mandava qualche, o suscitava qualche suo servo fedele, a partire dai sacerdoti, re o secondo quello che c'era, cercavano sempre di farlo fuori, di ucciderlo. Amen? Perché, vedete, all'uomo, e in questo caso soprattutto, o meglio, anche, no soprattutto, anche ai credenti, è piaciuto fare quello che gli è parso meglio. La parola di Dio dice è difficile, è impossibile. Non è vero. Non è né difficile e né impossibile. Perché non è difficile perché Dio l'ha resa facile perché tutti possiamo attingere. Altrimenti, se fosse stata difficile, ne avrebbero avuto beneficio soltanto le persone più colte. Però, cosa dice lui, Gesù, nella sua parola? Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai tratto lode per il padre. Amen? Vedete, quindi per dire che già i bambini e i lattanti fanno la loro parte. Alleluia. E quando, ecco, anche gli apostoli, giustamente, che ancora, perché loro avevano ricevuto gli insegnamenti dai sacerdoti, dagli scribi, dai farisei, erano loro che avevano il potere religioso, no? E quindi loro avevano un modo di vedere in base a come erano stati ammaestrati, giusto? Quindi non appena hanno visto che i bambini, e alcuni gli volevano portare dei bambini a Gesù, li rimproverarono. Però Gesù intervenne e dice: no, lasciateli stare, perché
di loro, di tale, dice, è il regno dei cieli. E se voi non diventate, dice, come piccole fanciulle, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi vedete che la parola di Dio non è stata mai difficile. L'uomo malvagio, per giustificarsi, dice, è difficile, perché ci piace divertirsi. Gli piace fare quello che vuole. E allora la parola di Dio diventa difficile. Alleluia. Alleluia. Amen. E pensate che Gesù, per far capire anche questo, che lui è sempre pronto ad intervenire e aiutare le persone semplici, un giorno pubblicamente ha detto: Padre, io ti ringrazio che hai tenute queste cose nascoste ai savi, agli intelligenti, ai colti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, perché così, dice, ti è piaciuto. Vedete, gloria a Dio, come il Signore, eh? Perché così ti è piaciuto. Quindi che non mi si venga a dire che la parola di Dio è difficile da applicare o di auto-applicarla pure. Non è difficile. È noi che la rendiamo difficile con la nostra cattiveria, con la nostra presunzione, con la nostra malvagità, che l'uomo ha sempre la tendenza a fare l'opposto di quello che Dio dice. Alleluia. Amen. E allora, perché ci sono, diciamo, tante divisioni anche tra le famiglie dei credenti? Perché? Perché tanto l'uomo che la donna, che dovrebbero essere la luce del mondo, il sale della terra, invece sono i più esemplari, malvagi, a incoraggiare quelli del mondo. Dice, perché incoraggiano quelli? Perché, fratelli, se tante cose accadono tra i credenti, quelli del mondo, dice, ma scusa, se lo fanno loro, se lo fanno loro, è chiaro. Anzi, noi non siamo credenti, come dicono loro che sono credenti, e tante cose magari non le facciamo. Guardate, io, sapete, ho conosciuto una persona, vero, vedete che è vero, quello, perché quando scherzo che dico una cosa, magari, ecco, il Signore non la fa dire, però questo è fatto vero. Ho conosciuto una persona, state tutti attenti, sia quelli del palco là sopra e quelli... Allora, c'era una persona, non vi dico se era un paese o qua, che disarciamente aveva andato un rappo, il gruppotto. E allora, che il marito era un impiegato. No? E allora, e dai oggi, e dai domani, la moglie, poveretta, stava sempre in casa, un marito faceva già se ne esce, no? Che in un momento ci uscì una gommare. Oh marito, eppure la moglie, una gommare, la quale gommare si introduce in ta famiglia, e fece, c'ha se tu, e invece tu. Amen. Allora, intelligentemente la moglie, vedete che è fatto vero, ve lo sto sottolineando che è fatto vero. Persone del mondo, queste sono persone del mondo. A questo punto la moglie, non credente, certo, siamo visto, no? L'ha presa sotto forma di scherzo. Fratelli, e quella donna non aveva manca la quinta elementare. La moglie non aveva leggiuto mai la Bibbia,
non era evangelica, quindi non era una credente fervente. Allora, e glielo faceva apposta quando ritornava marito, perché marito poi era da Davana, perché c'era ogni tanto lo spesso. Non ne fosse andata con mare? Ne fosse andata con mare? Ma è stata muta? Ci faceva, gli diceva, le diceva il marito. Fratelli, io vi dico una cosa. C'è un detto pure. Chi la dura? Continuazione, sapete? Chi la dura la vince. Cioè, chi insiste e ci sa fare, vince. Sapete, dopo anni, la conclusione che il marito tornò alla moglie e a gommare, restava a gommare, fratello, amen, perché la moglie ci ha saputo fare. Certuni invece, tanto mogli che mariti, allora, ripeto, quelle erano tutte e due del mondo, queste cose nel campo di Dio non si devono verificare. Ma se per caso si dovesse verificare qualcosa, allora bisogna che la moglie o il marito usino saggezza, sapienza, perché chi la dura la vince. Alleluia. Amen. Ripeto, non bisogna mai arrivare a tal punto, perché in partenza, alleluia, amen. Perché fratelli, io vi dico questo, sono uomo e sia glorificato a Dio, perché se non fosse stato uomo non avrei potuto anche capire gli uomini. Vedete che quando un uomo ha una moglie saggia, una moglie che ci sa fare, anche se si dovessero presentare delle occasioni per peccare il marito dirà: da vorrebbe mia moglie è tanto buona, con l'au coraggio mi tradisce. Amen. Stessa cosa, perché per la donna, come si presenta per l'uomo, si presenta pure per la donna che può tradire il marito. Ma nel momento in cui, ecco, la moglie ha un buon marito, allora dice: ma che stai facendo? Che sto pensando? Dopo vorrei dire mio marito, è tanto buono, comprensivo, mi vuole bene. Ma il suo mancia che l'allontana. Amen. Quindi vedete, nel campo cristiano, religioso, spirituale, ecco, chi vuole peccare, pecca. Perché il Signore dà la sapienza. Poi è l'uomo che non la sa gestire, è la donna. Alleluia. Amen. Dice, vada donna, ve ne sta predica. Ne sono fiero e orgoglioso. Dice, perché? Alleluia. Mi fate me. Perché il Signore sa quel fa. Perché se io, vedete, come ho detto altre volte, se io mi fossi accorto di avere sbagliato, di avere infranto la legge di Dio, sarei corso ai ripari, subito, 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 subito. Ma non scendiamo qui, pare che uno fa cose per si difendere. Non mi voglio difendere, c'è chi mi difende, chi mi ha sempre difeso fino a questo momento continuerà a difendermi. Però vi dico questo, vi dico questo. Sia glorificato Dio, fratello, siamo in famiglia, no? A me, per me la Chiesa è la mia famiglia. Io mi sento come essere un pace e parlo all'Eterno. Amen. E allora,
seguitemi attentamente. Da giovane, e non vi parlo che ero ancora un ragazzino, 18, 20 anni all'incirca, no? Io sono stato fidanzato. Figliolazzo, no? Perché con una fidanzata a 18 anni chiamano che credino. Ci sono che credino. Allora io per spavalderia, no, no. Deve avere poi. Ero fidanzato, come tutti gli altri uomini normali. Vi dico questo e ve lo giuro davanti all'Eterno. Io ho avuto la possibilità più volte di approfittarne e fare quello che oggi anche i fratellini e le sorelline fanno. Dici che cosa? Che non arriva una vergine a matrimonio. E se io l'avessi a maritare, alleluia, fratelli, ci fu figliolo pure io. E io ho evitato. E sapete, ve lo giuro in verità, era il tuo mondo, parlo non da credente. Perché non si può fare oggi? Perché sono più scacce? Perché se ne intendono di sesso? Ma è stato da spazzatura. Alleluia. Ed è una. Fratelli, questo per dire l'esempio. Che dicono che un fratello De Luca è un adultero, se fossero tutti come un fratello De Luca. E in ogni modo. E anche poi più grande, no? Perché sapete, uno cresce, no? Non è per essere sempre a 18 anni. Poi l'anno passano. Fratelli, nella mia vita si sono presentate delle circostanze dove donne sposate mi scuncicavano. Va bene? Chi è tuo fratello De Luca? Però fratello De Luca non si è mai macchiato di un peccato del genere. Ed ero un tuo mondo. Com'è vero che l'Eterno vive. Non ero credente. Alleluia. Non mi sono mai macchiato di... Alleluia. E qualche volta magari qualcuno mi disse, ma che sei babbo? Preferisci essere babbo e tu scaccia. Amen. C'è tutto da fare, un babbo. Gloria a Dio. E non ero sposato, Attenzione, non ero sposato. Quindi ne potevi approfittare. Guarda, non sei sposato. E hai un pane gratis perché non ti approfitti. No. Chi deve mangiare il suo pane a tradimento è una cosa vergognosa, abominevole. Chi è di sani principi non ha bisogno di diventare evangelico. Alleluia. Da sposato, anche da sposato, fratelli, si sono presentate diverse circostanze che ne avrei potuto approfittare. Alleluia. Ma non l'ho fatto mai. E quando, fratelli, vi dico questa la verità, e quando mi accorgevo, era anche tuttora, quando mi accorgo, perché nonostante sogno ora anziano, che mi hanno cedo sulle spalle, non pensate che non se ne presenta un'occasione da chi è tuo mondo. Mio fratello De Luca deve camminare a testa alta. Io ho canciusciata. Alleluia. Alleluia. Il fratello De Luca è un adultero. E dite quello che volete. È un titolo onorifico. Quindi ora è chiaro, non è che io sogno singolare, perché tutti voi io credo che fate pure la stessa cosa, tanto maschi che femmine. Però
Non scherzate con le armi dell'avversario. E nessuno si reputi forte, perché colui che pensa di star ritto guardi a non cadere. Quando uno vede qualche cosa che già sta superando certi limiti, tagliate. Tagliate subito, perché successivamente potrebbe essere troppo tardi. Amen. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, perché poi voi le mogli che tradiscono i mariti sono giusti, no, perché mio marito è un disgraziato, eh. Ma tu che cosa hai fatto per tuo marito che era un disgraziato? Hai applicato la parola di Dio? Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti affinché anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Amen? Che vuol dire questo? Perché se, ripeto, ecco, il marito, in questo caso, perché l'Apostolo Pietro cominciava con la moglie, con la donna, se in questo caso, è perché la donna sempre poi ci scarica tutti i colpi al marito per far dire sì, ho sbagliato, perché il marito non sapeva. Perché tu sei invece. E allora, se la moglie, vedete, fosse stata una donna veramente figliola di Dio, timorata di Dio, avrebbe dovuto applicare la parola di Dio, essere di esempio al marito, di come si deve applicare la parola del Signore in casa, in famiglia. Quindi suo marito era stotto, tu moglie, più stotta e più disonesta di tuo marito, perché aspettava scusa, eh? Ma faceva che tu volevi. E magari va sempre, come si dire, agita, chi vede agita, Amen, gloria a Dio. Alleluia. Quindi, perché se, dice, ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, cioè i mariti, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Perché, fratello, poi che cosa succede? Che se la moglie non ci sa fare, perché poi manca a farla apposta, fratello, quando c'è in casa, no? Perché poi i litigi in casa non mancano. Non è che sono, dice, cose che non succedono mai, ci sono sempre, nelle migliori famiglie, no? I mariti che ci dicono di capire dei mugieri, no, magari questo no, ma insomma, se le dica sempre, va. Allora, se, quindi, allora, guardate, l'avversario che cosa fa? Alleluia. Che vede, perché l'avversario è spirito, quindi lui vede, lui sente, lui è sempre, è nell'aria. Amen? E ci va da tarda famiglia, a moglie e il marito non vanno d'accordo, litigano spesso, aspetta ora ci prepara a ghiotta, come dice noi a Messina, a ghiotta tu piscio stocco, eh? Ora ci prepara a ghiotta, no? Allora sul cammino du marito si fa presentare una che ti dà con i pantaloni scritti, no? Capita che pare che ci sono solo io a male, no? Per qua davanti pare che ci manca o da rete pure, no? E se, poi, oh fratelli, poi che bello, ci sono i mascoli che ora vanno in giro che hanno i pantaloni che pare che si fece una cacca in coggio. È vero, pare fosse una cacca pallone e poi la tua dici e hanno un bel di fuori e a schiena la rete e con i pantaloni che sotto, no? E vedi che bella società che avevamo. Amen. Moda. E poi, chi manca a fare la posa, uno ne vuole andare, ma certo io mi sogno davanti allo semaforo e chi non mi passano avanti, sia mascoli,
Oppure i film, la stessa cosa. C'è manco pezzo da arredi o pezzo davanti. Di pantalone, si manca. Che poi manca a farla apposta. Tu vedi, da arredi, tanto di mascolo, da film, non tanto pezzo, che ci manco pantalone, un tatuaggio che non finisce più. Un tatuaggio. Poi guarda, io se lo occhio, guarda in ta faccia, e ave, una cosa che ci impennano di ricchi. Come si chiamano? E vedi, tanto mascolo, che femmine, tatuaggio di cose, proprio tutto come è descritta la donna e l'uomo nella parola di Dio. Preciso. Infatti il Signore dice, fatti i tatuaggi. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Allora, siccome è chiaro che uno magari si schifia di quella lì, però ci sono quelli, vedete, che sono vestiti magari meglio e allora possono essere usati come esca da parte dell'avversario, tanto per gli uomini che per le donne. E allora, guardate che bello ammaestramento stasera non sta dando, Signore. Donna, moglie, sii sottomessa a tuo marito e comportate bene. Se tu sbagli, non sbagliare pure tu. Con il tuo comportamento da figliuola di Dio conquista tuo marito, come ha fatto quella donna, l'ha messo su un piano scherzoso, alleluia, che il marito alla fine se ne è accorto, dice, ma sta con mare. Come mi sento menzipiede sul cammino, quanto vale mia moglie. Amen, che mi sa prendere. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Quindi, quando vedranno, dice, la vostra casta condotta accompagnata da timore di Dio, il vostro ornamento non sia quello esteriore. Ecco, dice tu, moglie, credente, non pensare come a nascere per rendere sempre più bella, più simpatica, più attraente. Perché vedete, se la donna, certo non andare tutta sciazzata, tutta lotta e tutta zavata, è giusto che va a farsi schifiare, chi no? Modesto, giusto. Vabbè, giusto, tanto l'uomo che la donna, giusto. Perché se uno è vestito bene, tanto uomo che donna, amen, pulito, ordinato, allora, quello non, le tentazioni arrivano stesso, però non è come quando uno separa tanto mascolo che femmina, no? Perché attira l'attenzione di più. La donna attira l'attenzione dell'uomo e l'uomo attira l'attenzione della donna. Perché poi, fratelli, io vi dico una cosa come uomo, è chiaro, perché ora l'età che ho, diciamo, quindi ne ho viste tante, udite tante, quando vedete sia l'uomo che la donna cercano di mettersi in mostra oltre misura, le persone se ne accorgono. Io me ne accorgo quando c'è una femmina che per esempio si trucca, si mette cose per essere ammirata, per attirare lo sguardo, per fare esca la esca, no? E la donna è la stessa cosa. Infatti c'è tutto un truscio in buderda, come diciamo in dialetto, no? Perché vedo certe mascole tutte che si bollicino tutti. Quasi ho trovato il credito che non chiama, non mi riuscite quasi, ma non si va già tanta munnizza. No? Oppure certe femmine pure la stessa cosa. Che fanno? Che pare che sono tanti giardini padovani. No? Pronto per fare l'uovo. Si vedono. Allora gli uomini capiscono, dice, chi sta cercando un mascolo, a femmina, vede l'uomo, chi sta cercando a femmina,
E se l'amicizia. Oh, che bella questa bambina, chi è sua figlia? No, ma è mio nipote. Pensa. E questa che è? Sa che lei ha un bell'orologio? Sì, ma va a dare l'ora per quando te ne vai. E ti levo due mezzi piedi. Fratelli, c'è sto schifo in giro. Sì, vedete, sì, cercano di conquistarsi a vicenda, mascolo e femmine, per spacciare i famigli. Perché poi non è che vadano se uno è sposato oppure se uno è sposata. No! No, assolutamente! Non vengono tenute conto queste cose. No, o fidanzato, o sposato, o, no, non ci fa niente. Ecco, voi siete la luce del mondo, il sale della terra, una città posta sopra un alto monte, ma non per se fare vedere ubbidichi fuori. Io tatuaggio in taschina. Siete una città posta sopra un alto monte per essere d'esempio, in modo tale che chi vi guarda dice, ma guarda, queste sono gente seria, queste, guarda che persone, sono rare, ma ancora ci sono. Sono rare, ma ancora ci sono. Fratelli, e vedete che anche se il mondo è corrotto, anche se i credenti sono corrotti, molti, non tutti, perché sempre c'è un residuo di sani principi che sa essere luce del mondo e sale della terra. Amen? E noi vogliamo essere annoverati tra questi. Luce del mondo, sale della terra. Mogli, conquistate i vostri mariti. Alleluia. Anche se sbagliano. E mariti, amate le vostre mogli, come dice l'Apostolo Pietro qua. perché sono coeredi, similmente voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole. Alleluia. E onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Perché se il marito non ci sa fare con la propria moglie pure, che cosa fa? Le preghiere che rivolge al Signore vengono impedite da questo comportamento sbagliato. Quindi si chiede e si chiede male. Amen? Allora, per essere ascoltati dal Signore con le nostre preghiere, mariti, onoriamo le nostre mogli. Alleluia. E mogli, onorate i vostri mariti. E Dio ci benedica. Alleluia. Insieme siamo la chiesa.
Signore, grazie Padre, alleluia. Continua veramente ad essere l'armonia, alleluia, della nostra casa. Fai che ci sia armonia tra Signore moglie e marito, marito e moglie, tra figli e genitori. Alleluia, gloria al tuo nome, che possiamo essere, Signore, quindi i tuoi veri figli. Alleluia, che stai preparando, Signore, per il regno dei cieli. Quindi sia lo Spirito Santo a seguirci in ogni cosa. Alleluia, e non permetterci mai di sbagliare. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che insieme a te Padre lo benediciamo ora e sempre in eterno. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Dio sia lodato. Abbiamo seguito un altro meraviglioso culto per grazia del nostro meraviglioso Signore Dio. Grazie anche a voi per il gentile ascolto e grazie a Lui soprattutto che ci fa crescere di valore in valore e ci aiuta a nascere di nuovo. I culti vengono trasmessi, vi ricordo, come quello di oggi, ogni martedì e venerdì sera, e vi ricordo inoltre la diretta del Fratello Nino ogni domenica mattina alle 10:15, preceduta dalle vostre richieste, che potete farci pervenire al 349 64 11 232, che prima di ripetere vi dico che non è utile solo per farci pervenire le vostre richieste, ma anche per parlare con il Fratello Nino, per chiederci preghiera. E lo ripeto, 349 64 11 232. Pace e alla prossima trasmissione.